cosa ci facevano un gruppo di scozzesi in Val di Vedro? Loro sono i Boira Fusca, protagonisti domenica scorsa di Musica in Quota, concerto ai 2000 metri dell'Alpe Ciamporino. Tanti ospiti sono saliti a piedi da San Domenico, un'ora e mezza circa di passeggiata con le guide di Accompagnatour, durante la quale godere della verde natura circostante e fotografare panorami e abitanti della montagna. Giunti alla meta, il saluto dell'organizzazione di Musica in Quota, per l'occasione anche il presidente Claudio Cottini vestiva il kilt, e dei padroni di casa, quindi il via alle danze. Già, perché il pubblico davvero non si è limitato ad ascoltare le note dei Boira Fusca, quintetto che attinge a piene mani dalla musica tradizionale scozzese ed irlandese, rivisitandola in chiave moderna. Diversi si sono scatenati, sfoderando sorprendenti doti in un ballo non proprio usuale dalle nostre parti. Il background musicale dei Boira Fusca è piuttosto eterogeneo e spazia dalla formazione classica al prog rock. Questa caratteristica permette loro di dare origine a vivaci melodie e a brani più introspettivi ed atmosfera, rimanendo tuttavia sempre fedeli alla matrice celtica che costituisce l'ossatura principale di tutte le composizioni. Brani che al numeroso pubblico radunato al Rifugio 2000 sono davvero piaciuti. Musica in Quota prosegue domani, 14 agosto, con il concerto alle 11.30 all'Alpe Foppiano in Valle Antigorio. Partenza dell'escursione alle 9 dal parcheggio della chiesa di Viceno, protagonista il quintetto Bislacco, con una musica senza confini, un viaggio tra i mondi possibili, le culture, gli stili, le tradizioni, contaminato da irriverenti gags. Il comune di Crodo, visti pochi posti auto disponibili in quota, ha organizzato una navetta gratuita con partenza dal parcheggio in zona Alfenza, tra Viceno e Cravegna, attiva dalle 9 per chi non vorrà o potrà partecipare all'escursione. Il concerto del quintetto Bislacco sarà interamente ripreso da VCO Azzurra TV e riproposto come tradizione il giorno di Ferragosto. Sarà in onda il 15 agosto alle ore 12, alle 17.45 e ancora alle 23.30.